parte, non mi piace. Ciao. Allora, mi piace più qua. Allora, eccoci qua. Allora, siccome l'ECA porta sempre molta ispirazione, volevo fare un video oggi, non parlerò tanto di cibo quanto di organizzazione del tempo. Come sono spettinata, ok. Perché vi voglio raccontare cosa è appena successo, così capite perché vi sto facendo questo live. Allora è arrivata una ragazza in studio che ha fatto il suo percorso, sta bene, stava bene, eccetera, eccetera. Poi adesso si sta trovando a prepararsi per le vacanze, quindi una cosa bella, ma a dover sbrigare un sacco di cose, di avere un sacco di cose in testa da sbrigare, no? Quindi tutte queste cose in testa da sbrigare non la fanno dormire e addirittura le hanno fatto perdere proprio la strada della sana alimentazione. È entrata dicendomi: ho mangiato 4 pizze in 9 giorni, ed ho praticamente le pizze di un mese, ok? Perché una pizza alla settimana va bene, quindi praticamente 4 pizze in 9 giorni. Quindi tutti questi pensieri in testa, uno, non fanno dormire, quindi portano a mangiare in maniera sregolata, portano a perdere l'energia, eccetera, eccetera, cattivo umore, perché poi a seconda di quello che mangi hai anche un umore più o meno buono. Quindi se non mangi frutta e verdura, il tuo cervello non riuscirà a sopperire allo stress metabolico che si crea. Ma dello stress magari vi farò un altro video. E quindi una cosa pratica che sembra banale, ma non lo è, che ho imparato nel corso del tempo per riuscire a gestire tutti questi pensieri, che è vero che ce l'abbiamo in testa, però, e che cerchiamo di ricordare tutto, però facciamo fatica quindi a organizzarli poi, no? Abbiamo magari mille cose da fare, che potrebbe essere l'area della casa, abbiamo delle cose da fare, l'area del lavoro abbiamo delle cose da fare, l'area della salute abbiamo delle cose da fare. Scusate che c'è una notifica. E quindi tutte queste cose creano pensieri che cerchiamo di ricordare, però poi veramente creano stress mentale, che associato allo stress fisico e a tutto quello che ci succede, non fa altro addirittura questa ragazza di non riuscire a dormire addirittura con magnesio e melatonina. E per questa ragione, una cosa molto pratica che puoi fare è scrivere. Quindi prendere semplicemente un foglio. E io lo faccio per ogni area della mia vita, quindi soprattutto è lavoro e casa e anche relazioni in questo momento. Quindi lavoro, tutte le cose che devi scrivere, che devi fare, casa, tutte le cose che devi fare in generale, in modo che una volta che lo scrivi già sai che non te lo dimentichi. Quindi da una parte del foglio, quindi basta dividere il foglio a metà, questa parte tutte le cose che devi fare. Questa tecnica l'ho imparata da una coach, da Cecilia Sardeo, da tutto quello che è la Svolta School. Se vi capita potete iscrivervi anche voi. Quindi da una parte tutte le cose da fare e dall'altra chiedetevi: se dovessi scegliere una sola cosa di queste, qual è la cosa più importante? Qual è l'ultima cosa che, se fosse l'ultimo giorno che posso fare, qual è che devo scegliere? Qual è che è importante fare? E la mettete dall'altra parte. Passate alla seconda, qual è la seconda cosa più importante da fare? E la scrivete. E la terza, fino a quando non avete fatto queste tre cose, non passate alle altre. Quindi non mettete troppe cose. Quindi, prima cosa per poter scaricare i pensieri è scriverli. Tutte le cose che dobbiamo fare e scegliere consapevolmente in base a quanto tempo avete a disposizione, perché altrimenti è ovvio che se nella colonna di destra mettete, parlo un po' così, metti troppe cose, non ce la potrai fare. Quindi impegni correlati a quanto tempo hai a disposizione. Se metti troppe cose ti creerà troppo stress e non ce la farai. Quindi non deve diventare uno stress. Questo è un metodo che serve tantissimo per scaricare lo stress. Quindi anche il non andare avanti fino a quando non si è portato avanti tutto, cioè fino a che non si è portato a termine quello che avevamo deciso, aiuta. E so che puoi anche essere preso dall'enfasi di dire: ok, faccio tutto, ma se non inizio poi dopo rimango indietro. No, perché la produttività è in base a quanto tempo si ha a disposizione e la dispersione di energie, quindi il multitasking, che sono la regina del multitasking.
porta solo un non riuscire a fare bene quello che si sta facendo. Multitasking è quando si iniziano a fare mille cose insieme, della serie. Arrivo a casa, devo mettere la spesa a posto, ma attacco anche la lavatrice nel frattempo. Ma la lavastoviglie nel frattempo aveva finito quasi quasi, allora prima scarico la lavastoviglie. Tutta sta roba, crea un grande stress e può portare poi anche alla fame nervosa. Perché? Perché il continuare a prendere decisioni fa abbassare considerevolmente la forza di volontà. Quindi la forza di volontà si abbassa in maniera direttamente proporzionale a quante decisioni dobbiamo prendere. Quindi se abbiamo troppe cose da decidere, alla fine non avremo più forza di volontà e arriviamo alla sera che ci scofaniamo qualsiasi cosa. Quindi il già decidere a priori che cosa fare aiuta questo. Quindi questo è un piccolo consiglio che do alle persone che sono multitasking, che hanno troppi pensieri, che vogliono fare tutto, tutto subito, che vorrebbero già le cose fatte domani e non se ce la può fare. Non se ce la può fare perché siamo umani, abbiamo bisogno dei nostri tempi di ripresa. Certo, se la può fare, ma a che spesa? Quindi quando poi ne rimette la salute, quando poi si inizia a non dormire di notte, quando poi si inizia a mangiare troppo per fame nervosa, quando poi magari viene mal di testa, allergie, non lo so, febbre, in questi giorni ho trovato molte persone con disturbi intestinali, ma a che pro? A che pro? La vita è una, quindi ridiamo, godiamocela. E queste sono tecniche che vi passo, che uso io per riuscire a gestire un pochino tutto. E ogni tanto anche darci il permesso, darti il permesso, darvi il permesso di non fare nulla o di sbagliare. Quindi dare il permesso, ma sì, ma non faccio niente, ma per una volta, ma chi se ne frega. E lasciare andare. Tanto poi sono sicura che quando abbiamo le forze, quando hai le forze, riesci a fare quella cosa anche in meno tempo, te la racconti di meno, c'è meno stress mentale, eccetera, eccetera. Quindi un compito è scrivi tutte le cose che devi fare e scegline solo tre, fino a quando non sono state fatte quelle, non andare avanti. E dai quindi una priorità alle cose, ok? Vi do un grosso bacione, grande, grande, grande. Se stasera avete intenzione di giocarvi un jolly, oggi bevete almeno 3 litri d'acqua. E un consiglio alimentare è per disintossicare al mattino, mi aiuta molto 2 bicchieri di questa qua, acqua Boario essenziale. Non mi pagano per promuovere nulla, quindi acqua Boari aiuta tantissimo, cioè io sento che fa molto bene all'intestino e al fegato, quindi se stasera vi giocate un jolly, domani mattina prendetela. Un abbraccio grande e saluto tutti coloro che mi stanno guardando. Buon weekend, ciao ciao!